Salve a tutti ragazzi e ragazze dal vostro Dark Chaos 92. Oggi sono qui perché volevo parlarvi di una piccola esperienza paranormale che mi è successa in una casa dove stavo, in un piccolo paesino vicino a Siracusa. E tutto incominciò, ragazzi, un bel giorno. Entrai in questa casa e vidi nelle porte di questo, tra virgolette, condominio, perché comunque era solo ad un piano, quindi c'era il piano terra dove c'erano le scale per salire al primo piano e appunto c'erano una, due, tre porte dove abitavamo io con la mia famiglia ovviamente, e in un'altra abitavano due vecchietti con un cane, e nell'altra abitavano appunto abitava il figlio dei due vecchietti e la moglie appunto. E vedevo appunto, mi sono reso conto che in queste tre porte c'erano dei numeri, però non ci ho fatto, cioè nel senso non mi interessava, cioè non ci ho fatto mai un interesse a dire ma di qua, ma di là, ma perché questi numeri. E un giorno, ragazzi, è successo che io praticamente sono uscito di casa e sono andato con i miei amici a giocare a pallone. Lì al campo da calcio, sempre nella stessa, che poi non era, cioè diciamo che era un campo da calcio, e c'era un signore che praticamente era il signore, il vecchietto, che praticamente era quello che abitava comunque accanto, proprio attaccato alla mia porta. E lo vidi, cioè sembrava strano, raga, cioè una cosa assurda. Lo vedevo, tipo, parlava da solo, una roba del genere. E mi ha detto, ma che cazzo? Vabbè, comunque giocando a pallone, tutte queste cose, ritorno a casa, mi faccio una doccia. Sto per uscire di nuovo perché sono andato a giocare a pallone, sì, poi sono ritornato, mi sono fatto la doccia e dovevo uscire con gli amici a mangiare una pizza, robe varie. Cioè, le cose che si fanno normalmente nella vita, nel giorno d'oggi da ragazzi, ecco, da ragazzini. E la signora, la vecchietta mi chiama e mi dice: vuoi venire 2 minuti qua da noi? Cioè, ti prendi un caffè, se roba qui. E allora io ho detto: oh, boh, va bene, signora, non è un problema. Anche perché erano carucci, cioè, erano bassini bassini, però erano dolci, veramente. Due persone dolcissime. Allora entro e parlando del più e del meno, mi viene in mente appunto il fatto dei numeri. E gli dico: ma senta, ma dato che comunque vivete qui da molti anni voi, veramente da tantissimi anni, perché avevano tipo 80-85 anni, c'era il vecchietto che aveva tipo 91 anni, una roba del genere. E ovviamente, tornando indietro, il vecchietto, cioè nel senso, anche se aveva 91 anni, camminava che era una bellezza, cioè lui andava a fare la spesa, passava tutto il ponte per andare a fare la spesa, cioè veramente una roba assurda. Quindi, anche se aveva 91 anni, veramente, una roba assurda, camminava peggio di un ragazzo. Cioè. Comunque, e del più e del meno parlavamo, e io mi sono ricordato appunto di questi due numeri, ho detto questi tre numeri. E gli ho detto alla signora, ma mi leva una curiosità, così tanto per sapere, ma ci sono dei numerini sopra le porte, come mai questi numerini? Cioè, alla fine è un palazzo normale come tutti gli altri, penso. E mi disse che appunto, quel palazzo appunto, che non so se è stato demolito adesso perché era inagibile, avevano chiamato polizia, robe varie per inagibilità, quindi non so se l'hanno distrutto o l'hanno rimodernato, non ne ho la più pallida idea, ecco. E quindi mi disse, questo prima era un ospedale psichiatrico, e io, come un ospedale psichiatrico? Cioè, mi ha detto, non nel senso proprio psichiatrico, nel senso che comunque era tipo, sapete, io non so come definirlo in italiano, o non so se si dice così, l'ospizio, dove una casa di cura, ecco, italiano casa di cura. Una casa di cura dove appunto ci vanno i vecchietti, robe varie, quelli che proprio non ce la fanno più, che hanno bisogno veramente di tante cure, robe varie. E quindi appunto era una casa di cura. E mi ha detto che appunto dove abitavo io, dentro la casa dove abitavo io, ci sono morti tre vecchietti, di cui due vecchietti e una ragazza che era diventata praticamente pazza, che era lì, che aveva i capelli verdi e gli occhi azzurri. Ora, sto fatto che aveva i capelli verdi mi ha lasciato perplesso, perché ho detto, minchia, i capelli verdi, che cazzo è? Cioè, assurdo. Vabbè, ma comunque non mi sono soffermato lì, ho detto, ma e quindi cosa è successo? Ha detto che comunque lì dove erano loro era morta una o due signore anziane. E dove stavo io, dentro la casa, sono morte due vecchiette
No, un vecchietto, una vecchietta e la ragazza con questi capelli verdi, che appunto non è, cioè, penso era pazza, cioè, io non so se era una dottoressa, roba varia, non me l'ha detto, quindi non, cioè, non ho chiesto neanch'io. E nella casa dove abitava suo figlio e suo figlio e la moglie di suo figlio, appunto con il figliastro. E mi sembra che avevo detto tre o quattro persone. Vabbè, comunque sono morto un bel po' di persone lì. E allora, dopo di questa roba, ho detto: ah, ecco perché c'erano i numerini nelle porte. Ho detto: sì. Comunque, poi abbiamo finito di parlare al di altre cose, eccetera, eccetera. E io ho detto: vabbè, adesso vado che è tardissimo. Già ero tipo in ritardo di 15-20 minuti, quindi sono dovuto scappare. Prendo il motore e vado. E finisce lì, cioè una chiacchierata tranquilla. Cioè, si conclude, io esco tranquillo, ritorno a casa, tutto a posto, dormo e finisce lì. Passa tipo un mesetto. Un mesetto e mezzo più o meno. Ritorno a casa e me ne vado a letto. Dopo questo mesetto e mezzo. Mi metto. Questo è stato quello che è successo. Mi metto nel letto. Tutto ad un tratto vedo la porta che si apre da sola. E dico: ma che cazzo? Ed era mia mamma. Ho detto: mamma, dimmi che è successo. Ho detto: no, mi sento un po' male. Mi farebbe piacere che venissi un po' di là con me, 5 minuti, il tempo che mi addormento e poi te ne ritorno in stanza. Ho detto: ah, va bene, sì, tranquillo, non è un problema. Vado di là, sto 5 minuti con mia mamma, il tempo che si è addormentata, spengo la TV, chiudo la porta e boh, me ne vado a letto. Me ne vado a letto, mi metto nel letto col telefono e si apre la porta. E io ho detto: mamma, che è successo? Stai male? Che è successo? Non era mia mamma. Non so chi era, raga. Fatto sta che io dal letto non mi sono mosso. Ho sentito una voce che mi diceva: aiutami. È come per dire: help me, aiutami. Però comunque me l'ha detto in italiano: help me, l'ho detto io adesso. Aiutami. E io tipo non capivo. Ho detto: ma che è che mia mamma che sta male? Vado di là, mia mamma dormiva come un ghiro, non si sentiva. Ritorno nella mia stanza. Anche se non volevo alzarmi dal letto, però ho detto: se è mia mamma che sta male, cioè comunque ha bisogno, o la febbre o quello che è. E ritorno nel letto, tutto a posto. E vedo sta porta che si riapre di nuovo. Allora io ho detto: sono due le cose. O è qualcuno che mi sta facendo cagare addosso. Perché poi mi è venuto in mente il fatto dei due vecchietti che mi avevano raccontato di questa cosa. Quindi ho detto: boh, sai che faccio? Ah, fanculo. Buonanotte, metto le coperte di sopra e mi addormento. Ragazzi, la cosa più agghiacciante non era la porta che si apriva, era il sogno che ho fatto la stessa notte. Perché io ho sognato una ragazza accanto al mio letto che mi svegliava, come per dire: Giuseppe, 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 perché il mio nome è Giuseppe, ovviamente. E appena ho aperto gli occhi, probabilmente ero nel sogno, perché è impossibile nella realtà, cioè, vedere i fantasmi. A parte nei due video che veramente quelle cose sono state agghiaccianti, agghiaccio che io non ci credevo. Dopo quelle cose io ho creduto ai fantasmi, perché ragazzi, non diciamoci minchiate, che c'è molta gente su YouTube che dice: i fantasmi non esistono, i fantasmi non li puoi vedere di qua e di là, perché fidatevi che i fantasmi esistono e i fantasmi li puoi vedere, come la faccia del diavolo. Io non è, cioè, per me non ha senso dire cavolate su una piattaforma, perché punto primo, io ho la monetizzazione disattivata nel mio canale, quindi non è neanche per le visual, cioè è un qualcosa che io dico a voi che mi è successo, perché comunque voglio che il mio canale resti attivo e voglio appunto dirvi tutto quello che mi è successo a me, quindi non è che c'è certa gente, perché ho visto su YouTube, ora adesso non faccio nomi, certa gente che fa i video dicendo che queste sono cazzate, queste robe varie, quindi a me non importa. Ripeto, a questa persona che mi sta guardando, a quelle persone che mi stanno guardando, è inutile che fate i video per fare tra virgolette le visual con il mio nick, perché non ha senso, cioè. Io ovviamente non mi va di farvi pubblicità facendovi video contro robe varie, però quello che penso io è inutile far così, perché zio, cioè, dai. Mi fa ridere pure questa cosa. Comunque, dopo vi racconto una cosa, raga. E continuo il discorso di prima perché sennò veramente perdo il segno. E praticamente, appunto, vedo sta ragazza con i capelli verdi, gli occhi azzurri, e che mi dice appunto: aiutami perché ho bisogno di te. Nel sogno.
Mi sono svegliato da quel giorno in poi, non è successo più niente, raga. Io veramente sono rimasto davvero sconvolto perché da quella cosa che mi avevano detto i due vecchietti, e in più queste ragazze che mi sono sognato, o è stata una cosa tutta mentale, perché veramente è stata una cosa agghiacciante. Comunque, tralasciando questo, raga, volevo rispondere a una persona che non faccio nomi perché non voglio dargli pubblicità perché non se lo merita, dopo che gli ho fatto pubblicità molto tempo fa e adesso mi viene contro, ma tralasciando questo, voglio dire solo una cosa. Io sono una persona molto sincera, molto simpatica con tutti, non ho mai fatto del male a nessuno. E anzi, ho sempre aiutato tutti perché penso che su queste piattaforme è meglio aiutarci tutti quanti che stare da soli a fare i video, robe varie. E io ti posso dire una cosa: pensa a tutto ciò quello che fai. E se non fai visualizzazioni, quelle 200, quelle 400 che faccio io, non è colpa mia, non te la devi prendere con me. Non devi fare un video dove dici che io dico minchiate, perché non ha senso. Cioè, non ha senso. Io non ho mai detto cavolate in vita mia e non lo farò mai, perché io reputo questa piattaforma una piattaforma carina e di bei contenuti e robe varie. Ormai c'è lo schifo dello schifo su YouTube, perché lo sappiamo che c'è lo schifo. Che mettete dislike al mio video o mettete like, a me può fare che piacere, perché comunque date sempre la visualizzazione in più. E comunque più si ha visual in un video, più si fanno iscritti, quindi è questo l'importante. Io su YouTube non sto per i soldi, perché se stavo per i soldi facevo di tutto per la monetizzazione, per farmela riattivare. Dato che non la posso più riattivare, dato che me l'hanno bloccata automaticamente del tutto permanente, perché qualche giorno fa l'ho saputo, io continuo a fare video su questo canale. Se mi interessavano i soldi, a sto punto, come dici tu, incominciavo a fare video dove sparavo cazzate e robe varie. E in un altro canale e salivo a 6.000 iscritti come niente, perché queste persone vogliono la ma maggior parte delle piattaforme di YouTube vuole l'esperienza paranormale e robe varie. Io le sto facendo solo perché comunque so che potrebbero fare un po' di visual e anche perché voglio esprimere le mie cose che mi sono successe in futuro, e cioè in passato, scusa, con appunto la community d'Italia. Io questo è quello che voglio fare. Io non dico minchiate perché non ne ho non ne ho bisogno, uno. Due, quando io ho vissuto il momento faccia a faccia col fantasma, o il momento della casa delle tre sorelle, che scusatemi tutti quanti, ma sì, sono le tre sorelle, ma quel posto viene chiamato la casa dei tre tocchi. Nei tre tocchi nel senso dell'appunto della macchina che si ferma, devi suonare tre volte, quindi è la casa dei tre tocchi, non delle tre sorelle. Poi sì, ci sono morte tre sorelle, però comunque io sapevo in quel modo, poi mi sono informato meglio. Comunque, tralasciando questo, io ti chiedo gentilmente se vuoi continuare, continua, anche perché ho visto i due video che hai fatto e mi sono solo messo a ridere perché fai ridere, non perché fai schifo, perché io non dirò mai a nessuno che fa schifo, no, nessuno fa schifo, siamo tutte persone umane. Quello che dico io è semplicemente una semplice cosa, ok? Fai ridere quando fai queste tra virgolette reaction, e perché io mi sono messo a ridere, ero contentissimo. Però non mi piace il fatto che si offende, robe varie, cioè non ha senso. Io voglio bene a tutti e basta, tutto qua. Cioè, non... Io so che queste cose che ho detto sono veritiere, perché non avrei motivo di dire una cavolata. Non mi chiamo Gianmarco Zagato, anche se seguo Gianmarco Zagato, però non mi chiamo Gianmarco Zagato. Gianmarco Zagato fa cose fake, perché Gianmarco Zagato sì, a volte racconta determinate cose, ma a volte li fa proprio nei vlog, quindi quelle potrebbero essere cose fake, anche perché, cioè, dai, sono veramente assurde le cose che succedono, oppure potrebbero essere vere. Però non penso che se io vado a fare un vlog nella mia casa dove ci sono spettri, anime e robe varie, io me ne vado da quella casa. Lui invece ci sta, quindi si sa che fake. Comunque, tralasciando quello, io veramente vi ringrazio a tutti per la visione, ragazzi. Spero che questa persona capisca lo sbaglio e quello che ha fatto. E niente, non vi dico il nome e chiedo nei commenti di non scrivere nei commenti il suo nome, perché sennò banno direttamente. Io non voglio fare pubblicità a nessuno perché questa persona non se lo merita, anche se già l'ho fatta in passato. Ma tralasciando questo, un bacione dalla posta dal caso da 2. Noi ci vediamo prossimamente con prossimi video. Io, ragazzi, vi chiedo in questo video di arrivare ai 60 like, ok? E vi chiedo anche nei commenti di darmi qualche idea. Ok? Qualche idea su che video fare, perché io veramente in questi giorni non ho proprio idee. Sapete quando una persona non ha idee, è confuso, eccetera, eccetera. Questo io più che ricordarmi determinate cose non posso, quindi non è che posso portarvi tutti i giorni esperienze paranormali, se cioè no il canale diventa solo esperienze paranormali e non ha senso. Comunque,
vi voglio bene a tutti. Un bacio da vostra Darkhouse 92. Yuhuu! E a non mi piace, quindi non lo faccio. Bella, ragazzi.